è inutile girarci intorno, avete sofferto molto il Pescara oggi. No, il Pescara ha dominato la partita, c'è stato superiore sotto tutti gli aspetti, quelli tattici, quelli tecnici e quelli fisici. Quando una squadra ti è superiore in tutto, è giusto che vinca. Hanno vinto quindi strameritatamente. Noi abbiamo fatto la nostra prestazione, forse peggiore del campionato, senza forse, decisamente. Abbiamo trovato la giornata negativa, inaspettatamente, perché dico inaspettatamente perché venerdì scorso abbiamo fatto una grande prestazione a Frosinone e quindi quando vieni a mancare cichi completamente la giornata e trovi di fronte una squadra forte, una squadra di qualità, fai fatica. Io ho notato una cosa, nel primo quarto d'ora della partita lei si è sbracciato molto e si arrabbiava quando il Pescara, tempo 3 secondi che avevate la palla tra i piedi, subito riusciva a portarvela via. Pescara ci ha pressato alto, però proprio la giornata individuale di tutti i giocatori era proprio di l'errore tecnico, cioè anche da soli sbagliavamo il disimpegno. Lo guardi che nelle parole sono superiori tatticamente, tecnicamente, fisicamente, si racchiude tutto perché è tutto lì, altro non si può dire quando facciamo una prestazione di chi ci conosce, noi abituati qui, soprattutto anche in trasferta, abbiamo perso Pescara ma abbiamo fatto una buona partita. Assolutamente. L'ultima cosa le chiedo. Avevamo sempre fatto partite importanti, quando abbiamo fatto anche un po' meno bene era 100 volte meglio di oggi. L'ultima cosa le chiedo, Tesser, non ne parlo dell'allenatore di parlare della partita del Pescara, ma in generale come può una squadra trasformarsi così con 4 giorni di un nuovo allenatore? Dove può intervenire in generale un allenatore? Non dico Pescara nello specifico. Faccio i complimenti alle Grottaglie per la partita che ha impostato oggi e per come l'hanno fatta. Faccio in bocca al lupo una società importante come Pescara. È una parte loro, io non la conosco come andavano prima. Dico in generale. Dico no, ma io ho visto un po' di partite prima, ho visto anche la reazione, l'ultima che hanno perso. Ma soprattutto hanno trovato un portone un po' troppo dimesso stasera. È una parte importante, abbiamo contribuito anche noi senza togliere nulla a Pescara. Anzi, facendo i complimenti però, abbiamo fatto veramente minimi storici oggi.